Oggi la vittoria era fondamentale. E come dobbiamo giocare, come dobbiamo gestire la partita, era solo importante i 3 punti. È quello che abbiamo fatto. Abbiamo lottato fino alla fine e alla fine abbiamo acquisito questi 3 punti. Sono contento per lui che ha fatto molto tempo fuori e adesso è entrato. Sono molto contento, così aiuta un po' la squadra anche lui, perché l'ultimo 2 mesi avevo mancato un po' di giocatori, la rosa era troppo corta. Adesso sono contento che tutti stanno rientrando e speriamo che così andavamo più forti fino alla fine. Io guardo il portiere fino alla fine, fino all'ultimo passo di portiere, e dipende dal suo piede di appoggio. Quando il portiere mette il piede sinistro di appoggio, vuol dire che per forza si butta di là. Se metti destra, vuol dire che si butta di là, per quello lo guardo fino alla fine, però quando tu guardi il portiere, se non si muove è duro. Devo essere abituato e per quello lo calcia ogni giorno in allenamento per fare più gol. Ogni anno segna almeno 5 gol, però quest'anno voglio fare doppio cifra, questo sto cercando, però devo fare doppio gol, però non sono un attaccante, però prima provo a gestire con la squadra e se arriva gol arriva. Le partite vanno sempre conquistate, vanno sempre sudate, questo fuori di dubbio. Chiaro che senza commettere l'ingenuità che poi ci ha costato il gol di Bologna, la partita l'avevamo fatta come dovevamo farla, contro una squadra che la partita la devi meritare di vincere, perché Bologna non ti regala niente, giustamente, gioca con intensità, con duelli, ma noi abbiamo creato tanto, giocato tanto, sono molto contento del rapporto della mia squadra, è una vittoria che ci dà fiducia e che ci fa esultare perché abbiamo finito bene una settimana difficile. Credo che tutta la squadra comunque abbia dimostrato di poter essere pericolosa, ci abbiamo provato fino alla fine per cercare di creare più occasioni di loro, ci siamo anche riusciti. Rafa è un giocatore non è più una sorpresa, nel senso che lui ha questo potenziale. Adesso che si è, tra virgolette, scoperto, adesso non ci può più fregare, nel senso che deve fare questi tipi di prestazione, di intensità. A me piace di Rafa, mi sta piacendo molto di Rafa il fatto che adesso è molto più dentro la partita, cioè c'è da difendere, difende, c'è da attaccare, attacca, c'è da cercare il gol, fa gol, c'è da far fallo, fa anche fallo, cose che magari qualche mese fa invece magari entrava, usciva dalla partita con più facilità. Adesso quindi bene, bene, ci abbiamo tanti giocatori forti, quindi bene che si facciano trovare pronti. Non è stato fortunato perché stava molto bene all'inizio, poi ha avuto l'infortunio del gomito, poi è tornato in condizione e è diventato positivo. E quindi sono tutte cose che ti portano via, ma soprattutto un po' di condizione, non sicuramente morale, perché Ante sa quanto è importante per noi, che le sue caratteristiche sono sicuramente caratteristiche molto importanti, però è chiaro che il gol e non solo il gol, ma la prestazione che ha fatto gli darà ancora più fiducia per le prossime gare. E dovremo essere bravi tutti a sfruttare bene la settimana prossima, perché è una settimana di lavoro che ci mancava da tanto tempo e questa vittoria ci deve far lavorare bene per preparare al meglio la prossima gara. Gli ultimi due allenamenti che abbiamo fatto questa settimana sono stati i migliori da tanto tempo. Uno perché siamo tornati ad essere un gruppo con più giocatori e quindi abbiamo alzato il livello del nostro lavoro, la qualità, l'intensità e il ritmo. E due perché la squadra ha saputo mantenere il proprio atteggiamento deciso, determinato, equilibrato, sapendo che non eravamo contenti degli ultimi due risultati, soprattutto della prestazione con l'Atalanta, che è l'unica squadra che questa stagione ci ha creato difficoltà, non le altre, cioè nel senso che con le altre ce le siamo giocate tutte, poi si può vincere, si può perdere, ma non abbiamo mai abbassato la testa, non abbiamo mai smesso di pensare di poterla vincere, quindi la squadra si è allenata nel modo giusto, ha giocato una partita bella, mi è piaciuta, con intensità, con voglia, con aggressività, con personalità, col piglio giusto di una squadra che non è lì per caso, ma è lì perché se lo merita.